Sanna, stasera l'ospite con cui beviamo il tè è Adelmo Monachese. Buonasera Adelmo buonasera Rosanna e un saluto a tutti gli amici di Mitico Channel. Per chi non conoscesse ancora Adelmo è un giovane foggiano autore di satira. È abbastanza conosciuto nel mondo della satira. Eh, ha scritto, scrive su Lercio.it, è cresciuto alla scuola di Daniele Luttazzi. Ha partecipato, infatti, all'almanacco satirico di Luttazzi. E scrive su Veleno, Libero Veleno, che appunto è il. Um, la pagina satirica di Libero e adesso um, è qui con noi per parlare del suo libro, eh, un libro di satira naturalmente che è la raccolta di tutti gli articoli che ha pubblicato in un anno. Il, um, Adelmo io personalmente l'ho conosciuto quando ha partecipato al, con al contest di Rai 3 Masterpiece che mi piaceva tanto perché appunto permetteva a dei giovani autori di emergere. Eh, Adelmo, allora parliamo del, del tuo libro. Eh, innanzitutto vorrei farti una domanda però eh, che eh, parte un po' da dietro. Sei tu che hai scelto la satira o è la satira che ha scelto te? Ah, questa è una bellissima domanda. Me lo sto chiedendo ancora io sinceramente, perché mh, la domanda eh, in realtà è eh, il mio carattere mi ha portato a scrivere di satira o... È la satira che mi ha affascinato, io ho formato il mio carattere per diventare un autore satirico? Non lo so. Alla fine del percorso, magari tra 20-30 anni, ci rincontriamo e forse ti saprò dare la risposta. Forse potrei dare una risposta. Eh, cosa spinge a, a scrivere di satira? Lo sdegno? Eh, il tentativo di sollevare gli animi degli altri, dei lettori? Eh, la... Eh, la rabbia per ciò che accade nella quotidianità, che cosa ti spinge? Sì, indubbiamente è un mix di queste sensazioni: soprattutto um, lo sdegno verso quello che non va intorno a noi, è, è un modo, soprattutto, per. Uh, sublimare quel senso di impotenza per le, le grandi cose, i grandi temi che da soli ehm, temiamo di non riuscire ad affrontare, quindi parliamo che ne so, di politica, della situazione italiana, nel senso di società c'è la crisi, insomma sono tutti temi che affronto anche nel libro e con la satira cerchiamo non di dare risposte, però magari di mettere le cose nelle, nella giusta proporzione, nella giusta ottica. Ecco, questo più o meno l'obiettivo che cerco di, di perseguire, far ridere, eh, quando va bene far riflettere. Anche un Quindi denuncia e strammatizzazione insieme, eh, forse anche nel tentativo di poter trovare la forza per, per cambiare. Sì, eh, la forza per cambiare ognuno la deve trovare dentro di sé o nella comunità eh, di cui fa parte, la scuola, la famiglia e altri modi per, per stare insieme la satira non ti può dare questo perché soprattutto è un genere che responsabilizza il lettore o lo spettatore per quanto riguarda un teatro cinema e così via la satira può scuoterti però dopo quell'attimo quell di uh, tilt bisogna, che, bisogna rimboccarsi le maniche non comportarsi sempre come dei bambini in età scolastica a cui uh, c'è sempre bisogno di un professore, un insegnante, una figura perché poi quando la massa cerca una figura che gli dica cosa fare, dove, come e quando, ci sono poi dei problemi. Allora la satira ti dice non va bene così, distruggiamo, abbattiamo questi muri concettuali, però avanti alle macerie poi devi andare da solo. Quindi dalla riflessione alla costruzione. Um, il tuo libro, appunto, ne parliamo subito, eh, I cuochi tv sono puttane. È un titolo un po' forte e... Sì. E se non si legge l'articolo eh, omonimo, eh, rimane Sibillino. Infatti, io appena ho letto il titolo mi sono chiesta i cuochi TV sono puttane perché in Italia tutto fa brodo. È, 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 una, è una chiave di, di lettura interessante, ecco neanche io. Ce l'ho arrivato, ma forse ti ruberò questa battuta nei prossimi. Spettacoli che farò, che sono tratti volentieri, dal libro. Volentieri, volentieri. Esatto. Allora, il titolo I Cuochi TV sono puttane è, è stato un titolo di impulso. Um, dopo averlo pensato, a dire la verità, io mi sono anche un attimo ritirato e mi ero quasi eh, deciso ad adattarne un altro. Però l'editore ha insistito, e io ripeto sempre, quando mi capita di parlare con il pubblico, che fosse stato per me non avrei mai messo in copertina un termine così volgare come Cuochi TV, ovviamente. Eh, invece no, devo dire che è stata una scelta giusta perché mi capita sempre di più quando parlo con eh, giornalisti, lettori o appassionati. Um, mi sto rendendo conto che do voce a proprio un malcontento generale, generale. per questa piaga sociale Del dei poco... cooking show, dei, di queste Del nuove star tv. TV. Eh, le persone mi dicono sì bravo, non ce la facciamo più, uh, ogni giorno, ogni ora ci sono sempre questi canali allucinanti. Adesso addirittura, per fare un esempio molto lampante della situazione, ci sono uh, alcuni programmi TV con le ricette per gli animali, per i cani. Io adesso amo gli animali, sia crudi che cotti, in ogni modo, <ride> e uh, ho un cane che amo alla follia, ma fare delle ricette per il mio cane penso che sia un attimo esagerato. Allora, ho cercato di, di dire nella, nella maggior parte degli articoli di questo libro, che affrontano un po' tutta l'attualità, però in special modo questa piaga. <ride> Sociale, è La nuova piaga sociale. Eh sì, fuoco. quella dei nostri anni, no? C'è stato il karaoke prima, c'è stata... Io, è la volta della cucina adesso? Purtroppo sì, è la volta della cucina, però a differenza, ad esempio, del karaoke, eh, secondo me è più pericoloso perché non possiamo fare a meno di nutrirci, quindi eh, va a incidere proprio nelle abitudini quotidiane di ognuno di noi facendo dei danni inenarrabili. E infatti noi siamo eh, quasi scissi in questo momento storico, contemporaneo, tra... Una televisione che ci rimanda immagini di uomini e donne silfidi e quindi che ci eh, insinua eh, la necessità di essere magri, di, essere, di avere una forma fisica perfetta e i cooking show, come dicevi tu, che quotidianamente è nel corso della giornata, su varie reti televisive, eh, ci eh, insegnano a cucinare, ci propinano ricette nuove, ci inducono a mangiare. Che cosa ne sarà di noi? Saremo strappati, eh, veramente dilaniati da queste due tendenze? E io um, mi auguro di sì, perché. Eh, noi diamo, diamo adito ai produttori televisivi, radiofonici, eh, ormai anche cinematografici, escono sempre più film che parlano di cuochi, di chef, eh, a produrre questo genere di, di narrazione, perché eh, ovviamente la televisione è uno dei mercati che si basa più di tutti gli altri sulla legge della domanda e dell'offerta, se un programma non va bene non dura due puntate, quindi se questi programmi durano, si aggiungono sempre di nuovi. Purtroppo eh, si vede che c'è qualcuno che, che li segue, purtroppo non li segue è solo da spettatore. E il problema è quando le persone, che per dirla in maniera davvero molto terra-terra, non sanno fare un nuovo integamino e poi provano a fare queste pietanze complicatissime. Guarda che non ti ho ancora invitato a pranzo, come fai ah, già a saperlo? Ecco, ecco, appunto, purtroppo <ride> capita. E poi purtroppo sono persone che si mettono d'impegno, quindi non gli puoi dire neanche qualcosa e ti devi mangiare. <ride> le cose che fanno, ma ci sono tanti, tante applicazioni ecco, di questi programmi, soprattutto quella che mi fa più rabbia, ecco, da cui è scaturita principalmente la, la satira, ecco le mie invettive, è la concezione dell'abbandono della, dello stare insieme a tavola in modo conviviale, tranquillo e rilassato, come si faceva in famiglia durante le occasioni, il pranzo della domenica, che ormai è proverbiale. Ma ogni volta deve essere un evento, deve essere un'occasione speciale. Allora viene una specie di ansia da prestazione, che purtroppo prima era solo riferita a un altro aspetto della vita eh, di qualcuno di noi, adesso sta invadendo anche le tavole, quindi non va bene assolutamente. Io non soffro di questa di quest ansia da prestazione culinaria. Non cucino, ho, ho scelto la via più breve. Ma l'astinenza è una scelta, io. <ride> Non posso, non, posso non, uh, non mangiare, quindi cerco di farlo in maniera uh, normale, come ci, ci insegna la tradizione, perché tra l'altro il cibo è anche un modo per trasmettere il sapere nelle generazioni. Quindi ci sono dei miei coetanei che invece di chiedere uh, consiglio al fratello, alla sorella maggiore, la mamma, la nonna, la zia, ecco, vanno. Uh, su internet uh, cercano i tutorial che non spiegano niente, ti fanno vedere l'inizio di una ricetta, poi di solito dicono: Ecco, noi per motivi di tempo, e eh, ti fanno vedere direttamente il risultato finale. E tu in mezzo non sai che cosa succede, provi a capirlo da solo, eh, ma poi i risultati sono a volte anche a livello medico molto <ride> pericolosi. Quindi, ma tu in guardia, quale cuoco preferisci, anzi, quale chef, visto che qui ci parli di cracco? Ci ah, Cracco ad esempio uno che assolutamente eh, non preferisco. Poi, per carità, sarà bravissimo. Adesso fa anche la pubblicità delle patatine in busta che lui consiglia di usare nella preparazione dei piatti. Eh, mi chiedo se in nel maniera, ristorante. in maniera creativa. creativa lo, scrivi, esatto. lo scrivi in maniera creativa. Sì, mi chiedo se mh, dovessi andare l'anno prossimo alle selezioni di Masterchef e proporre durante i casting un bel piatto con delle patatine in busta, se eh, Cracco approverebbe. A sto punto penso di sì, visto che è lui stesso a, a promuovere... Dovresti portare quella marca di patatine. Quella... Però, con quella marca di patatine. Comunque il tuo libro, ecco, non si sofferma solo alla, a una satira graffiante, pungente, come è giusto che sia la satira, hai una prosa... Eh, Ben, eh, ben modulata, eh, davvero molto godibile. E, mh, non si limita solamente all'ambito della cucina, ma affronta tutti i temi del sociale, eh, la politica, l'economia, la religione. C'è anche un bell'articolo sul campione eh, biennale di Papa Bergoglio, su Papa Bergoglio, perché appunto dimostri come questo Papa. Eh, Abbia in un certo qual modo eh, nella sua ehm, estrema semplicità colpito l'immaginario collettivo che lo ha ehm, eh, edificato a un'icona, un simbolo. Un'icona pop? Eh, pop. Eh, È pop, la cosa, la cosa strana eh, il, il libro raccoglie un anno. Di sintesi ecco, sul, sull'attualità, come dico nell'introduzione, sono tutte battute che conservano ancora la loro efficacia perché, nell'arco di un anno, comunque i temi come la crisi, eh, l'inflazione, eh, la corruzione, non mi pare che siano passati eh, in secondo piano sì. nelle cronache. Quindi, stiamo parlando di cose che abbiamo ancora sotto i nostri Salvini occhi. Salvini è ancora qui con noi, eh, soprattutto al sud dove si sta espandendo. Sempre di più. Io, per carità, ringrazio Salvini e i leghisti perché, a noi autori satirici, danno un sacco di lavoro. Quindi, benvenga Salvini, così abbiamo anche più ispirazione noi. A proposito di Bergoglio, al di là del giudizio di merito ed etico e religioso, io penso che mh, questa ondata di approvazione quasi da superstar, ecco da rockstar Uh, gli faccio più male che bene perché comunque un Papa porta dei valori ben radicati anche nella tradizione italiana e um, ascoltare persone che non seguivano la religione, nessuno dei precetti religiosi, non voglio dire che non leggevano neanche una enciclica ma non andavano neanche a messa, adesso sì, uh, li ascoltiamo dire, uh, questo Papa mi ha riavvicinato alla religione, perché, eh, perché è simpatico, perché fa le battute e secondo me non è proprio il modo esatto per avvicinarsi a certi temi e per fare certe, certe analisi. Quindi lo affronto più di una volta, il percorso del Papa all'interno del libro, perché eh, cerco sempre di non guardare a queste situazioni, ma eh, affacciarmi a analisi più profonde, però ogni tanto non ce la faccio e butto qualche riga in questo senso. C'è un altro articolo eh, che ci riporta al, al titolo Mangia come mangi. Eh, mangia come mangi è uno degli articoli um, forse un po' meno battutari per dire in, mani in gergo, uh, satirico, perché riporto tutta una serie di dati reali su una, un problema che l'Italia eh, cerca di combattere in maniera non sempre efficace, che è l'Italian sounding. sounding, è tutta una serie di truffe che viene fatta al mercato enogastronomico italiano. Eh, ci sono. De, delle esperienze di cui, di cui parlo nell'articolo allucinanti come um, i prodotti uh, rumeni argentini ma da tutte le parti del mondo che uh, richiamano il suono tipico delle parole italiane per richiamarne un po' la fascinazione Infatti, quindi abbiamo la nuggetella eh, ho letto temi? il parmesao brasiliano che immagino che sia una bontà <ride> sopraffina eh, in effetti questo è un articolo eh, diciamo che ha più eh, un taglio me, forse meno satirico e più, più, più giornalistico mi è scappato purtroppo. Però gli altri non sono così, assolutamente non, che... non sono così, e c'è è carinissimo quello uh, della, della preparazione al costume. Alla prova costume, e eh, delle, dei dieci motivi per cui questa prova costume non la possiamo fare. Esatto, perché dopo aver affrontato il Questo ci accomuna un po' tutti un po direi purtroppo. Dopo il tema della religione, insomma del, del lavoro, parliamo delle cose veramente importanti come la prova costume. Ecco, ecco Noi siamo a gennaio, quindi è imminente, è imminente, molto prima di quello che pensiamo. Eh, qualcuno a gennaio, come al solito, ha fatto finta di iscriversi in palestra, però eh, poi... Ci stavo pensando, lo sai. Eh, lo so, ma se, secondo me più che l'iscrizione in palestra sarà più importante la mia top ten sulle scuse per non aver superato la prova costume. Che è bellissima. Vogliamo, vogliamo leggerla la top 10? Ne leggiamo qualcuna? Sì. sì. Su, le 10 migliori scuse. Io ne leggo qualcuna, poi qual, ognuno può scegliere quella migliore per la propria Lecce. condizione. Perché. La maggior parte di noi arriverà in estate in totale debacle fisica, <ride> psicofisica. Quindi, almeno uno si prepara la scusa. <ride> Questo è un augurio che eh. ci stai facendo. È una presa di coscienza. Io mi metto per prima, infatti, le ho testate in prima persona. Queste scuse funzionano. Ma io mi ci sono ritrovata, sai. Eh. Esatto. Quindi, no, no, le ho tutte testate negli anni, nei miei soliti fallimenti della prova costume. Quindi, assicurate al 100%. Allora, ne, ne leggiamo qualcuna così. Al volo la numero 2 così, ehm, grasso io con un selfie fatto bene nessuno è grasso, oppure la numero 3 non sono obeso, mi gonfio perché sono intollerante alle persone. A casa sono magro perché Questa adesso le intolleranze vanno, vanno molto di moda. La 4 è per gli asociali, ho bisogno dei miei spazi. Perché ovviamente poi uno più è largo, più fallisce la prova. Costume, più gli spazi eh, sono, più, sono ampi poi la, chiudiamo con la metafisica così ne facciamo quattro al volo l'universo è in continua espansione e io sono sempre stato meteopatico. quindi inevitabilmente <ride> mi espando anche io <ride> è davvero ce ne sono un po' per tutti i gusti eh. sì ce n'è per tutti e quindi hai ragione ognuno di noi può ritrovarsi in una di queste dieci scuse e anche in più di una eh, poi dipende anche, dalla, ehm, diciamo, anche dal, dal livello culturale e sociale della persona sì. che va a leggere e un altro articolo che a me Tanto è quello riguardante i bambini. Ecco, uh, un figlio ti cambia la vita di merda che hai, che hai. ed è bello un po' lungo. Um, avrei pe avevo pensato di leggerlo, però forse un po' lungo. Uh, è lungo è lungo proprio un po' più lungo del, della del media so, ecco, sì, de sì. degli articoli perché è uno sfogo di cuore che faccio anche durante il tour di presentazioni del, del libro e devo dire che uno, è una delle parentesi che hanno più seguito tra, da, sul pubblico perché eh, spesso si trovano ragazzi della mia età eh, che mh, magari o sono diventati neogenitori o hanno degli amici che lo stanno diventando e quindi siamo proprio in quella fase in cui notiamo la metamorfosi Vivete. di persone. Ecco. Vivete questa eh. angoscia di figlio. Cioè anzi, di amico di colui che ha appena avuto un figlio, e, assistiamo a questo processo di rincoglionimento totale per usare un termine medico eh, di persone che, magari ragazzi che fino al giorno prima la più grande manifestazione d'affetto l'hanno dimostrata per la PlayStation, eh, all'improvviso, da un giorno all'altro si trovano ad atteggiarsi a grandi saggi della vita perché hanno avuto un figlio. Che è una cosa meravigliosa, meravigliosa, bellissima. Un'esperienza che mi auguro di avere comunque, ma un po' troppo eh, enfatizzata e mitizzata. Ecco, volevo dire solo quello. Spesso chiamano l'avere un figlio il miracolo della vita, ecco, il miracolo della vita. Io dico che, secondo me, senza per forza voler vestire i panni del provocatore a tutti i costi, non c'è niente di miracoloso perché tecnicamente. Il miracolo è qualcosa che accade senza che si sappia il perché, il per come. Mentre credo che più o meno siamo arrivati al punto, in, grazie all'istruzione, agli insegnanti e tutto, di essere arri arrivati a capire come non succedono è. certe cose, quindi di miracoloso non ha niente. E quindi il miracolo della vita non ha, non ha tantissimo senso. Avere figli è bello, però le persone rimangono se stesse, e non, se sono delle brave persone prima lo rimangono, se sono le persone un po' inaffidabili rimangono tali e un figlio non, non cambia appunto la natura. E tu di come nessuno. te lo spieghi allora questo rincoglionimento? Alcuni eh, sostengono che sia proprio una questione biologica, uno sconvolgimento ehm, che accade. Io non lo so, magari succederà anche a me. Noi, noi vogliamo vederti rincoglionito. Ma dovrei, magari poi. Dovrei venire qui di nuovo. Scriverò un altro libro, è eh, un libro con confessione che si intitolerà Il mio figlio mi ha cambiato la vita di merda che okay. ho. <ride> che avevo. O okay, che avrò. O che okay, 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 avrò. Allora, senti, oh, a proposito di oggi, credo che sia eh, sulla su rete, su tutte le pagine dei giornali, quello che è accaduto con la visita del presidente iraniano hanno coperto, sono state coperte per rispetto al presidente iraniano le statue della, eh, della, no, che fanno parte della cultura, dell'arte della nostra nazione. Eh, C'è motivo per poter scrivere un pezzo satirico secondo te da questa notizia? Sì, ovviamente sì perché è una cosa a dir poco vergognosa. Eh, eh, C'è motivo per scriverlo, però... Per pubblicarlo in Italia, perché pubblicarlo in Iran so che lì la satira non è molto 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 apprezzata. Una volta mi sono occupato anche di un vignettista satirico iraniano a cui hanno spezzato le mani. Io mi faccio paladino della libertà d'espressione, però in Italia non sono così coraggioso di andare, <ride> di andare dalle loro parti a farlo. Però hanno coperto le statue per non ledere la sua sensibilità, eh, che dire, peggio per lui, probabilmente non è così sensibile da godere dell'arte. Appunto, non eh. erano nudi, era arte. Che è poi la scusa che danno anche nei calendari, quelli della Pirelli. Quindi magari... Però sul calendario <ride> ci può essere la donna nuda. Magari <ride> Dobbiamo io... coprire le nostre statue, il nostro patrimonio artistico. Eh, quali sono i tuoi progetti immediati? Io so che eh, dal libro è venuto fuori un live tour un per live tour. cui tu stai... Eh, Portando nelle, nei vari teatri italiani, nelle piazze italiane, eh, questa, la, tua, eh, la tua opera. Ma quali sono i, mh, i tuoi progetti immediati? E poi, se è lecito saperlo, oltre a rincoglionirti con un figlio, cosa farai da grande? Beh, da grande spero eh, di rincoglionirmi con più di un figlio, perché se uno si deve rincoglionire a quel punto è meglio che lo fa alla grande. Eh, sto portando ancora in giro. Mh, Alcune date del tour, sarò a brevissimo a Trani a Roma, eccetera, eccetera, così, in varie situazioni, locali, teatri. Eh, C'è qualche altro progetto di, di scrittura satirico ancora e poi vediamo: sono aperte tutte, tutte le strade. Spesso chi scrive un libro, chi scrive un libro spera. Che il proprio libro diventi un film, magari vada al cinema. Ecco. Io spero diventi un musical perché ho questa, questo estro, questo desiderio. Beh, I musical sono bellissimi. Esatto, magari non lo so, vedrò se, se riesco a contattare Riccardo Cocciante. Facciamo i cuochi tv sono puttane. Il musical bellissimo. Eh, io consiglio eh, ai nostri amici eh, di leggere anche gli articoli che Adelmo pubblica su Libreriamo eh, che hanno un taglio anche meno satirico eh, lo, lo conosciamo nella veste del giornalista canonico tradizionale è un ragazzo che è un autore è un giornalista che merita sicuramente di crescere e noi eh, appunto gli auguriamo di farlo sempre di più e ti aspettiamo per la tua prossima opera o comunque verremo a vedere il musical <ride> Vi aspetto in teatro. Allora. Allora ci vediamo in teatro. Grazie per essere stato qui con noi. Alla prossima. Ciao Alla Adelmo. Prossima. Ciao. Ti do il libro, Sim, sim, sim.